Allora, come vi avevo detto, quest'oggi la seconda trasmissione della serata sarà Voci Internazionali e abbiamo con noi collegato qui ospite Shadi Amati, che salutiamo ovviamente. Buongiorno. Abbiamo avuto dei problemi la settimana scorsa e Shadi Amati è giornalista siriano e membro chiaramente della comunità siriana in Italia. La vicenda siriana è una vicenda che si consuma continuamente, caratterizzata da orrori, genocidi e soprattutto anche da, più che soprattutto, da una sorta di indifferenza da parte internazionale e da una limitata attenzione per quanto riguarda gli organi, diciamo, di informazione di vario tipo. E ci sono vari argomenti di cui vorrei parlare con Shadi in questa nostra mezz'ora. Intanto appunto saluto Shadi e volevo chiedergli inizialmente come introduzione se avesse proprio appunto delle notizie recentissime sulla situazione soprattutto relativamente all'incolumità dei civili che sappiamo che purtroppo è messa a dura prova in questi giorni. A te Shadi. Sì, buonasera. E nulla, 3 giorni fa ho parlato con una persona che sta a Homs, è un ragazzo, e nulla, e mi ha detto che continuano insomma, i bombardamenti, quelli del governo siriano contro la città, che non sono mai usciti. Addirittura quando parlavamo si sentivano sotto i colpi dei mitragliatori. La situazione continua a essere pesante. E non vedono una via d'uscita, ma non vedono nemmeno una via di ritorno. E ho chiesto come va la situazione a livello sociale, se ci sono. Ci riproviamo. Come sempre, come prima parola a Shadi, vediamo se riusciamo a continuare questa diretta. A te, Shadi. Sì, e stavo dicendo allora che la situazione a Homs rimane completamente tragica. Ho visto proprio delle notizie di Padre Paolo Dall'Oglio, che è quel gesuita italiano che gestisce da 30 anni un convento in Siria dal nome Marmusa, che è tornato dalla regione di Homs e dice che ci sono effettivamente dei problemi, soprattutto in quell'area tra gli alawiti e i sunniti in maggioranza. Allora, e proprio 3 giorni fa ho chiesto a un ragazzo che sta a Homs, nei quartieri di Bab Amro, Bab Sba, quelli centrali, che aria tirasse tra i loro. E lui mi ha detto: noi non abbiamo nulla contro chiunque professa una fede, però notiamo che gli alawiti vengono armati dal regime e istigano proprio all'odio religioso, intendo il regime. Diceva, mi raccontava infatti di come ci siano stati numerosi sequestri di ragazze sunnite nella città, che venivano portate sui monti, venivano stuprate e poi facevano ricadere la colpa sui cristiani, e questo a creare tensioni sociali. C'è certamente qualcosa da fare alla svelta. Gli osservatori delle Nazioni Unite danno la loro presenza, da una svolta a livello mediatico. Cioè, siccome si parla tanto della infondatezza molto spesso delle notizie che arrivano dalla Siria, la loro presenza, se poi gli vanno a sparare contro, come hanno fatto oggi l'esercito siriano nei pressi di Hama, sì, danno l'autenticità delle notizie che arrivano. Ho capito. Allora, abbiamo parlato di informatori, quindi diciamo anche un modo per poter venire a conoscere. Quindi parliamo di informazione sulla Siria. E ti volevo chiedere, secondo te, Shadi, questa storia non può somiglia un pochino anche a come è accaduto nel Ruanda, abbastanza ignorato dall'informazione internazionale e anche dalle leadership, e soprattutto quest'ONU. Non è diciamo, un po' inefficace questa storia, questa vicenda siriana, non è un po' il segno di una grossa inefficacia dell'ONU e forse anche di un'obsolescenza, cioè qualcosa che sinceramente questo sistema dei veti interni al Consiglio di sicurezza probabilmente è veramente una cosa da superare.
Sì, io ci ho pensato molto, assomiglia molto al caso del Ruanda, ma come di altri paesi che sono stati completamente dimenticati. E poi l'ONU sta mostrando la sua inefficacia nella diplomazia, cioè siamo arrivati a un paradosso, che l'ONU ha mostrato chiaramente, no, con l'intervento in Libia e in altri paesi, Afghanistan, Iraq, che gli interventi venivano fatti soltanto per un interesse, non come loro dicevano, per salvare soltanto alla popolazione. In Siria, dove c'è soltanto da salvare la popolazione, questo non viene fatto, e quindi è da rivedere anche tutta una serie di dinamiche che deve comportare la diplomazia internazionale. Quindi c'è molta gente, molti siriani, che sostengono sì, abbiamo bisogno dell'intervento straniero perché da soli non ce la facciamo, ce lo mostrano i massacri di questi giorni come quello di Hula o di Hama. Ma dicono, se ci deve essere, dobbiamo sapere come, quando e su quale opposizione si appoggia. Ogni dettaglio deve essere discusso per evitare errori che ci sono stati nel passato. Ma tanto queste parole rimangono al vuoto, perché questo intervento, per il momento, come da 18 mesi a questa parte, si dice tanto, ma non accadrà. Io non sono né per né per il non. Lascio che decida chi è all'interno della Siria, chi sta perdendo la vita. Ho capito, quindi insomma la tua è una riflessione abbastanza amara, però nello stesso tempo anche prudente, insomma, non essendo né per l'intervento o contrario. Io volevo chiedere se tu hai notizia, per esempio, del fatto che siccome una parte del piano di Kofi Annan prevedeva il rilascio dei prigionieri politici, questo rilascio poi effettivamente è avvenuto o non è avvenuto per niente? Ma io ho un'amica qua in Italia a cui hanno arrestato la cugina, che era un attivista, è ancora in prigione, per detenzione arbitraria. Non si sa né il perché è stata arrestata né quando verrà processata, non si sa più nulla. C'era anche un famoso personaggio, Mazen Derwish, il direttore del Centro per la Libertà dei Media e dell'Informazione in Siria, che è stato arrestato lui, e poi dopo è stata arrestata anche la moglie. Non si sa più nulla di loro due. Con Amnesty, devo dire che hanno fatto un'azione urgente per chiedere la liberazione, ma tuttora non ci sono progressi di questo aspetto. Molte persone di cui sapevamo che erano state arrestate, non abbiamo proprio più notizie. Possono essere morte o possono essere ancora vive. Mazen era in pericolo di vita, le ultime notizie che sapevamo. E da oramai quasi un mese più non sappiamo più nulla di lui. Quindi insomma parliamo di una linea di arbitrio totale e sicuramente non rispetto dei diritti umani. Sì, decisamente questo fatto degli arresti così arbitrari, hanno toccato decine di migliaia di persone. Si calcola che almeno dai 70 ai 100.000 siriani sono entrati almeno una volta in prigione nell'arco di questa rivoluzione. Ci sono decine di migliaia di persone che sono ancora tenute in celle e non sanno nemmeno quando verranno processate. Senti, Shadi, io volevo chiederti, un pochino anche legandomi all'editoriale che ho fatto pochi minuti fa, secondo te il ruolo dell'Europa, quindi le esternazioni della Ashton, sono quelle di un attore internazionale protagonista, oppure sono attenuate o appunto non all'altezza della gravità della situazione? Ma devo dire che hanno avuto un'accelerazione, diciamo, la politica estera dell'Unione Europea in quest'ultimo periodo per l'evidente situazione che c'è all'interno del paese. Però tutte queste azioni che hanno fatto ultimamente e tutte quante in tempi molto rapidi, dovevano già farle all'inizio della rivoluzione, così da evitare questo prolungamento e questo impasse politico. La cacciata degli ambasciatori, ad esempio, e doveva già essere fatto io penso almeno un anno fa, di tagliare completamente i rapporti. Non dovevano essere fatte più risoluzioni dell'Unione Europea a livello economico, ma ne doveva essere fatta una di embargo totale contro il regime siriano. Quello che serve dall'Unione Europea in questo momento è anche che si renda mediatrice per quello che ancora si può mediare, visto che sta uscendo sempre di più la figura di una sola opposizione.
comunque che faccia da mediatrice tra le altre varie correnti che in questo momento non si uniscono nell'opposizione siriana. Penso al Consiglio Nazionale Siriano, che doveva presentare tutti i siriani, ma che si sta disgregando. Shadi, prendendo diciamo in esame la possibilità ancora che si possa addivenire a una transizione morbida, se così vogliamo, un pochino nella proposta che è stata formulata anche da Obama, no? Tu pensi che per la Siria sia possibile ciò che è avvenuto, per esempio, per lo Yemen, che dopo appunto vari mesi di violenze Abdullah Saleh ha accettato poi di lasciare il potere cedendo il controllo del potere al vice Mansour Hadi con un accordo anche con i paesi arabi vicini, e quindi poi Hadi è stato eletto, ma comunque sia c'è questo senso di transizione verso una possibilità. È possibile in Siria che avvenga questo? C'è qualche persona che potrebbe essere garante un po' a cavallo tra il regime attuale e anche l'apertura verso invece le riforme? Guarda, io credo che non c'è nessuno in questo momento che fa parte del governo siriano che può garantirsi e garantire una transizione che sia insomma normale, che poi passi i poteri automaticamente al popolo e alla costituzione di un nuovo governo, semplicemente perché sono tutti quanti collusi con il regime. Credo però che se si capisce cosa la Russia e la Cina hanno bisogno per cambiare la loro posizione, che a questo momento è fortemente a favore di Assad, allora il regime certamente perderà colpi, rimarrà da solo e sarà possibile pensare già a un dopo. Ma prima di tutto dobbiamo capire che cosa vogliono questi due paesi per lasciare finalmente il regime di Damasco da solo. Volevo chiederti ancora un'altra cosa. Dunque, tra i vari punti del piano di Kofi Annan, che era abbastanza articolato, ci stanno appunto dei punti appunto che riguardano il ritiro dei carri armati e che forse appunto poi le repressioni praticamente sui civili, e forse queste qua sono le cose più difficili da poter portare a conoscenza dei media, perché non ci sono presenti appunto lì corrispondenti, telecamere e così via a livello internazionale. Non riusciamo neanche a trovare magari dei video anche magari clandestini che potrebbero essere esplicativi, e nello stesso tempo il regime Assad dice che è tutto quanto frutto di una specie di complotto, di una mistificazione, queste cose non accadono. Ecco, effettivamente dentro queste città ci sta appunto circolano carri armati, ci sono questo tipo di, e in che misura ci sono notizie di anche ammutinamenti, di defezioni all'interno dell'esercito? Beh, sì, le notizie ci sono, e sono uomini che hanno formato poi l'esercito libero, non sono tanti, si calcola che siano quasi intorno ai 50.000 persone a fronte invece di 500.000 uomini, quindi mezzo milione. In più mettiamo anche gli iraniani, gli Hezbollah insieme a loro, e magari c'è anche qualche russo. E quindi la situazione è completamente impari. Quello che si vede, e continuo a ribadire, è che c'è una guerra asimmetrica in Siria, dove c'è un esercito da una parte e dall'altra parte invece c'è una resistenza che comunque combatte asimmetricamente con azioni dove colpisce e poi scappa subito. E appunto colpire e scappare, diciamo, una cosa abbastanza drammatica per le popolazioni inerti, parte una piccola parte, ovviamente, come sappiamo, abbiamo parlato la puntata scorsa, diciamo, è scappata come profugo nei vari paesi limitrofi, che poi diversamente accolta e diversamente aiutata. E volevo chiederti questa cosa: questa rivolta, secondo te, è inseribile diciamo come evento internazionale, come evento anche storico, è un anello della lunga catena delle cosiddette rivolte arabe, che ricordiamo sono nate come rivolte alla ricerca, la prima parola era la libertà fondamentalmente,
E soprattutto c'è il pericolo che da un anelito di libertà si trasformino poi in una lotta tra fazioni religiose? Ma è un anello certamente quello che accade in Siria di tutti gli altri paesi. Io sinceramente parlando metto insomma dentro i siriani di oggi un'enorme speranza e di intelligenza che non si trasformi mai in uno scontro religioso. Degli episodi sono accaduti, spiacevoli, ma la società civile è abbastanza in gamba, come credo, ne ho le prove per salvarsi da questo stupido odio. Diciamo da questa strumentalizzazione che altrimenti poi farebbe anche porterebbe anche scredito a questo anelito di libertà, non credi? Ma noi siamo, è nata questa rivoluzione sotto la parola dignità, fratellanza, uguaglianza e poi laicità. Siria per tutti quanti. C'era infatti anche una ragazza che è andata sotto il Parlamento a Damasco e ha aperto quel cartellone rosso con su scritto vogliamo costruire uno Stato per tutti i siriani, fermate le uccisioni. E questo è un sintomo della coscienza presente nel popolo siriano. Parliamo un po' di questi, cioè pensiamo a questi rivoltosi, tra virgolette, a queste persone che si ribellano e vediamo se c'è una prospettiva, nel senso che c'è la possibilità, appunto, si intravede una sorta di organizzazione che potrebbe essere appunto di per se stessa una garanzia perché appunto il procedimento, il processo di trasformazione sia ragionevolmente vicino appunto a una soluzione laica e quindi non strumentalizzabile, un'organizzazione, qualche leader che appunto dia appunto una certa affidabilità. Ma cito l'opposizione, quella interna siriana, che è la Commissione Generale per la Rivoluzione Siriana, sul suo manifesto di presentazione. E questa commissione, questa opposizione è quella più forte perché lavora all'interno, è il vero motore di quello che accade in Siria. Sul manifesto ha scritto chiaramente che la rivoluzione siriana non è a sfondo confessionale, è per tutte le confessioni, etnie ed è laica. E non prevede nessuna componente politica o pseudo-etnica come motrice di questa rivoluzione. Cioè dice sostanzialmente che questo è un anelito che nasce da tutti quanti i siriani per un diritto umano. Quindi io credo che questa commissione e questa opposizione che c'è all'interno della Siria sarà quella che farà la transizione poi nel futuro, se le verrà dato spazio, se gli occidentali saranno così intelligenti da seguire il reale rappresentante del popolo siriano. Volevo portarti a conoscenza appunto di una, vuoi sapere cosa pensavi più che altro sul fatto che si legge, diciamo, in modo abbastanza ampio su quando si riescono a trovare notizie e retroscena. Che praticamente uno dei motivi per cui l'Occidente non si decide in qualche modo a intervenire in qualche maniera sarebbe il fatto che praticamente da certi ambienti è stato detto in modo abbastanza esplicito che non appena appunto c'è questo intervento il primo atto sarebbe un'invasione o per o meno un attacco in massiccio di Israele. Ecco, tu pensi che questa cosa sia reale come minaccia? Sia realistica la minaccia e in che misura? Ma assolutamente no, credo che siano soltanto chiacchiere. Israele è in una posizione troppo forte, tant'è che sta comunque a guardare tutto quello che sta accadendo nel Mediterraneo e nei paesi della primavera araba, perché sta aspettando di capire poi come dovrà invece ristrutturare la sua politica estera. Nessuno invaderà mai Israele perché comunque l'esercito israeliano è forte, è uno stato che ha dalla sua parte molti altri stati tra i quali l'America e quindi non credo che sia fondamentalmente attuabile. Sì, però diciamo come deterrente a un intervento dell'Occidente, diciamo, questa cosa funziona, cioè come freno. Che la Siria possa fare un attacco massiccio a Israele? No. Cioè che l'Occidente non intervenga perché c'è questa minaccia di un intervento contro Israele? No, non credo.
Non credo che sia questo. L'Occidente non interviene perché non ha un interesse vero a intervenire, poi perché c'è quell'equilibrio tra Russia e Cina che aiutano la Siria, e quindi c'è una sorta di linea in politica estera, di conflitto tra Stati Uniti e Russia su quello che sta accadendo in Siria, tant'è che si vede comunque quello che è stato fatto, e quindi bisogna invece sbrogliare la matassa con la diplomazia estera per capire cosa dare alla Russia e alla Cina, come dicevo prima, per poter intervenire in qualche modo in Siria. Assad dice, appunto, ha parlato di complotti, di influenze esterne, straniere e così via, ma volevo chiederti, a prescindere appunto dalle dichiarazioni di propaganda di regime e così via, effettivamente c'è qualche paese straniero che sta aiutando i rivoltosi, in qualche modo queste persone che vogliono conquistarsi degli spazi di libertà e di democrazia, militarmente o economicamente in qualche modo? Cioè, ci sono dei canali clandestini a cui queste persone possono fare affidamento per cercare soprattutto di opporsi a questo esercito siriano che è così forte? La maggior parte degli aiuti che arrivano dall'interno della Siria, da persone povere che vendono, e lo so di per certo di queste cose perché me le ha raccontate, vendono loro i divani che hanno a casa, la casa, per far comprare il Kalashnikov a qualcuno dell'esercito libero siriano. Aiuti non ne arrivano, non hanno nemmeno i fili di sutura per le ferite, usano le graffette per chiudere le ferite. Uno mi ha fatto vedere il braccio che era tutto quanto aggraffettato, sempre tramite Skype. Quindi magari ci fossero aiuti, magari ci fossero aiuti umanitari che dal Libano certamente arrivano, ma vengono bloccati ogni volta dagli Hezbollah. È per quello che accade, stanno accadendo quei conflitti a Tripoli di Libano. Non ci sono soltanto in causa pro regime e contro regime, ma ci sono anche in causa gli Hezbollah, perché a Tripoli si concentrano molte, diciamo, organizzazioni di siriani che sono scappati dalla Siria per aiutare i siriani che stanno all'interno. Quindi noi non possiamo far altro che augurare ogni, diciamo, non so, intanto augurare di riuscire a trovare il modo per aiutare. Noi possiamo farlo con informazione, e ti invito, se tu hai la possibilità, di farci avere anche dei video da voler divulgare tramite la nostra web TV, lo facciamo volentieri. E volevo chiederti, diciamo così, un pochino da anche un pezzo da aspirante giornalista, tu riesci a muoverti in qualche modo, a essere presente, insomma, a muoverti in sicurezza, perché sappiamo che, insomma, quando ci sono questi regimi che sono in pericolo, colpiscono con degli strumenti collaterali anche a distanza coloro che danno informazioni e che comunque appoggiano la divulgazione delle informazioni di rivolta e così via. Riesci a muoverti in sicurezza, riesci ad avere informazioni e allo stesso tempo a essere, insomma, adeguatamente, ragionevolmente tranquillo nella tua incolumità? Per il momento sì, arriva soltanto sotto gli articoli, si può andare a vedere sul Fatto Quotidiano, sotto i video, anche i vostri, delle registrazioni Liberi TV, qualche insulto da parte di qualcuno pro regime, che ovviamente mi conosce, mi scrivono di tutto. Se devono andare a colpire me, vanno a colpire i miei parenti in Siria, non vengono qua perché sanno che vengono arrestati, ma più di qualche insulto, ingiuria o richiesta d'arresto per terrorismo, Non ho da lamentarti, sono cose fisiologiche che accadono. Ecco, quindi anche questo qua è un altro aspetto, un altro modo ricattatorio estremamente meschino di colpire le persone che stanno all'estero, quello, diciamo, di colpire i parenti che sono rimasti, sono esposti, i tuoi parenti stanno vicino a zone, diciamo, di scontro. Io sono vicino a Homs, il mio villaggio, dista 5 km dal confine con il Libano. Sparano, e il villaggio Tal Kalah è stato teatro a maggio dell'anno scorso di crimini contro l'umanità, quindi sì, sono sempre a rischio, questo sì. Shadi, noi ti facciamo tanti auguri, facciamo auguri alla Siria, e vorremmo quanto prima, appunto, avere delle informazioni ulteriori e aggiornamenti per questa vicenda.
Volevo che tu dicessi dove possiamo, perché ogni volta insomma lo ripetiamo, è giusto che sia così, dove possiamo leggerti, dove possiamo in qualche modo le persone che ci seguono, come possono comunicare con te via internet. Potete leggere sul Fatto Quotidiano, al mio blog Shadi Ahmadi, se no sul Corriere della Sera, al blog La Città Nuova, dove scrivo di integrazione piuttosto che come opinionista, insomma, chiamiamola così, perché non c'è un quadro chiaro. Per contattarmi c'è anche un gruppo Facebook, o ci sono io su Facebook, Shadi Ahmadi, e trovate le mail, siete tutti benvenuti. Sì, senz'altro. Guarda, abbiamo ancora qualche minuto, perché cerchiamo di recuperare un pochino i tempi, i problemi che abbiamo avuto in partenza, e volevo chiederti, appunto, siccome tu mi hai confermato che la questione appunto siriana è un po' un anello, è un anello forse non l'ultimo di questo suo movimento, che direi epocale, di anelli di libertà che sono state le rivolte arabe. Ecco, volevo che tu mi dessi la tua impressione su come sta andando un pochino in Egitto, la condanna appunto di Mubarak, la non condanna dei figli, in qualche modo, ecco, come la vedi lì, come si sta pian piano secondo te uscendo dall'emergenza e avviando, oppure non si sta avviando verso una situazione migliore di quella precedente in Egitto? Ma credo che averlo condannato, anche se non a morte ma al carcere, vada benissimo. È un malato di cancro, gli resta ancora poco da vivere, quindi morirà da solo probabilmente in cella. È uno scandalo non aver condannato i figli, che si sa ovviamente erano con le mani nella pasta, insomma nei soldi del padre, ma io trovo che sia ancora un po' più scandaloso che ci sia come candidato Shafiq, che è un ex uomo di Mubarak, e sta invece in questo momento al ballottaggio con l'altro candidato. Ci saranno a breve le votazioni per diventare il nuovo presidente dell'Egitto. Credo che questo sia veramente scandaloso. Sì, diciamo che io ho avuto l'impressione che poi soprattutto con la non condanna, chiamiamola insomma così, dei figli, in queste circostanze, in questa sorta di eventi, è difficile trovare poi effettivamente una nuova organizzazione anche giudiziaria, insomma con le dovute poi differenze da luogo a luogo, che sia veramente completamente distante, completamente altro da qualsiasi contatto con il vecchio regime. Cioè c'è sempre il rischio che una coda, anche nel momento della nuova, diciamo, organizzazione, di qualche quadro, qualche dirigente eccetera del vecchio regime resti e un pochino insomma freni la portata democratica di questo. Pensi che potrebbe accadere anche in Siria questa cosa? Mi auguro di no, e credo che non accadrà, perché la situazione è completamente diversa, anche il numero dei morti è un buon deterrente perché queste cose non accadano. Eccoli qua. Un'ultima cosa rapidamente, Shadi, e poi ci salutiamo. In Egitto, ovviamente, come in altri paesi del Nord Africa, abbiamo appunto questa presenza politica dei Fratelli Musulmani. Questa presenza politica che ha soprattutto come modalità di agire nei decenni un pochino è andata modificandosi, in qualche modo sono diventati un po' più, in qualche modo meno integralisti e così via. È un po' la paura che viene sbandierata, un po' diciamo lo spauracchio che viene sbandierato in ogni occasione appunto delle rivolte arabe, dice tanto questi qua, poi se non ci sta il pugno duro di una persona che governa, anche se in violazione dei diritti umani, se anche in modo spregiudicato, laico, finiscono necessariamente nell'integralismo dei Fratelli Musulmani. Ecco, secondo te questa minaccia è reale? Questi Fratelli Musulmani sono in realtà una forza di confessionale organizzata in politica, un po' come l'abbiamo avuta in Italia per tantissimo tempo con la Democrazia Cristiana, oppure appunto sono qualcosa appunto da temere in qualche modo?
Ma loro sono, dico sempre, meno male che ci sono state queste elezioni libere, così c'è stata la possibilità di votarli, di mandarli a governare, così almeno si vede la reale faccia di questi partiti e quanto poi saranno bravi loro a governare. Io credo che i popoli arabi, quelli che hanno fatto la primavera, non accetteranno di sicuro di essere governati da qualcuno che preclude loro come le libertà, e quindi non torneranno di sicuro a casa, ma continueranno ad andare in piazza. Quindi stiamo a vedere quello che fanno i fratelli musulmani: se saranno bravi, continueranno a governare; se non lo saranno, ci sarà spazio per qualcun altro. E finalmente questo spauracchio che è agitato troppo dall'Occidente cadrà. La cosa che noi dobbiamo tenere sempre a mente è che è la prima volta in 40 anni di storia che un popolo si è ritrovato, più popoli si sono ritrovati a votare. Quindi noi dobbiamo semplicemente stare a guardare in questo momento. Sì, effettivamente sono stati fatti dei grandi passi avanti. Io l'ho anche detto in altre trasmissioni, soprattutto l'esempio della Tunisia, dove sono andate a votare appunto anche le donne, quindi con un elettorato un suffragio universale. Sono stati dei passi avanti veramente molto importanti. Che però, ovviamente, io penso che in luoghi dove purtroppo le varie comunità non hanno mai conosciuto il concetto in qualche modo occidentale di democrazia, è chiaro che è una cosa che bisogna maturare, ma nello stesso tempo Serve tempo. serve tempo. Infatti, è proprio questo da considerare. Non dobbiamo, diciamo, sminuire questa cosa dicendo: ecco, vedi, adesso che è passato non c'è la democrazia. Comincia un percorso e dobbiamo essere fiduciosi che pian piano ci si arrivi, anche perché c'è un gap in qualche modo. Se la democrazia in certi luoghi non è mai non è presente in qualche modo nel DNA, tra virgolette, di un popolo, si deve formare questa consapevolezza e pian piano noi dobbiamo avere fiducia e promuovere il più possibile, noi lo facciamo con la nostra piccola web TV, questi avvicinamenti verso questa condizione soprattutto di civiltà. Allora, Shadi, noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento ovviamente su liberi.tv prossimamente. Tanto noi restiamo in contatto ovviamente con grazie a internet, che in questo caso è veramente provvidenziale. Ti ringraziamo ancora e noi abbiamo, non so se hai visto, abbiamo messo l'effigie con il fiocchetto per la Siria sulla nostra web TV e ti vedo se appena hai la possibilità di avere dei filmati, faccio vedere che li mandiamo sulla Va nostra bene. web TV. Ti ringrazio Grazie a ancora, voi. ringraziamo Shadi Amati.